Bentornati. Oggi rimaniamo sugli strumenti di selezione. Abbiamo visto che questa freccina nell'angolo in basso a destra di ogni strumento indica che lo strumento ne racchiude diversi. Se andiamo a cliccare, infatti, vediamo che lo strumento lazzo in realtà contiene tre strumenti: lo strumento lazzo che abbiamo già visto nel video precedente, lo strumento lazzo poligonale, che vediamo brevemente. Si tratta semplicemente di uno strumento lazzo che permette di creare delle linee rette che poi si vanno a congiungere. Ma quello che oggi ci interessa veramente è lo strumento lazzo magnetico. Come andiamo a vedere, questo strumento traccia automaticamente una selezione andando a riconoscere le aree di diverso contrasto e di diverso colore della nostra immagine. È uno strumento un po' impreciso, in quanto va di volta in volta a decidere lui dove stare a mettere i punti della nostra selezione. Infatti, se vedete, facciamo doppio clic per chiudere la selezione, qui ha già sbagliato. È uno strumento che in certi casi può essere utile e facilitare il lavoro. Vedete che qui, dove l'area di contrasto è netta, il lavoro è stato eseguito abbastanza bene. Non appena abbiamo due aree di colore abbastanza simile, lo strumento si confonde. È uno strumento che io sconsiglio di usare, però, come sempre, è meglio sapere che c'è e sapere quando usarlo piuttosto che ignorarne completamente la presenza. Bene, io spero che anche questo video vi sia stato in qualche modo d'aiuto. La prossima volta vedremo strumenti di selezione un pochino più precisi.